Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV, è in corso un incontro qui nella sede del Comune di Arezzo, sportello unico in piazza Fanfani. Guardate lo striscione, diciamo, il cartellone, non toccate le sagre perché sono sacre. C'è il nostro amico Trombaio, ormai sei un nostro opinionista straordinario. Le sagre ci sono sempre state e le sagre ci devono rimanere, punto e basta. Allora, il motivo di questo incontro è per vedere di trovare un nuovo incontro tra il Comitato Sagre e il Comune di Arezzo. Sì, esatto, stanno parlando su per trovare questo accordo, ma io, come ho detto, che quest'anno deve rimanere in tutti i modi in questo modo qui, perché ormai ad un mese dalla festa te non puoi imporre di non fare le pizze e il costoliccio e salcicci. È una cosa da manicomio, che già si è organizzato tutto ogni cosa. Per il prossimo anno ci si mette a tavolino per tempo e se ne discute. Ma la cosa ridicola, ridicola da manicomio è che a 2 chilometri da qui da noi, per dire da Ruscello, fanno tutto quello che gli pare e noi siamo vincolati su fare queste cose. Queste sono cose da manicomio. Allora, sagra della polenta? Sì, sagra della polenta. Rigutino. Rigutino. Allora, che ne pensate? Si arriverà a un accordo? Ma speriamo che il buon senso che finora non ha brillato venga fuori. E, come diceva il nostro amico Trombaio come soprannome, perché è lui, è Trombaio. Per quest'anno sarebbe opportuno che non venissero stravolti i calendari e i menù delle sagre, perché le sagre hanno già dato, nel senso che hanno ridotto notevolmente del 30%, più del 30% i giorni sagra a disposizione, e adesso che il comune voglia decidere lui cosa possiamo servire durante il ristorante, durante i giorni di festa, è una pretesa che rasenta l'arbitrio e la voglia di prevaricare le sagre, dimenticandosi fondamentalmente che le sagre si svolgono tutte nella periferia del comune e sono l'elemento che tiene viva e tiene cuscita la comunità locale, perché intorno alla sagra si muovono gli anziani, i ragazzi, si muovono tutti e i fondi raccolti vengono tutti reinvestiti sul territorio, e un'eventuale cancellazione di tutte le sagre vorrebbe dire che il territorio, prevalentemente quindi l'esterno della città, sarà privata di notevoli finanziamenti, risorse per poter mantenere dei livelli di vivibilità locale accettabili. Ecco, che cosa chiedete che magari si è rivisto totalmente? La cosa fondamentale, dicevo, noi abbiamo già dato, nel senso che i giorni sagra sono stati ridotti. E ci va bene che le sagre si possano fare solo se cercano di tenere vive delle tradizioni locali, quindi il piatto principale della sagra deve essere, il titolo della sagra deve essere un qualcosa che ha a che fare con il nostro territorio, con le nostre tradizioni. Fatto questo, basta restrizioni, basta intromissioni, perché sono del tutto, torno a dire, prevaricatrici e non hanno nessun senso. Non puoi a chi viene alla sagra della polenta fargli mangiare, pretendere che venga a mangiare alla sagra della polenta mangiando solo polenta. È una contraddizione in termini. Se Dio vuole, in Italia ancora c'è la tradizione di mangiare un primo e un secondo con contorni, volendo anche un pochino di dolce, cerchiamo di mantenere tranquilla e mantenere salda la nostra tradizione. Sagra della? No, noi non siamo, noi siamo Ponte alla Chiasa. Ponte alla festa, conosciutissima. Se questo regolamento venisse confermato, la vostra festa ad esempio sarebbe a rischio? Se questo regolamento venisse confermato, rischiamo, credo, fondamentalmente di non fare le sagre, perché questo è, cioè, se noi il menù, se deve fare, non si può fare la pizza o la griglia o quant'altro, è meglio non, cioè, visto le spese poi che hanno chiesto, no? Fare tutti i controlli, tutti i certificati, è meglio non farla, insomma, credo che sia questo l'obiettivo che ci siamo posti, ma principalmente loro devono, cioè, bisogna che si mettano in testa che noi non siamo i cattivi e gli altri sono i buoni. Noi
bisogna che riconoscano la funzione sociale, quello che svolgono le sagre, perché è questo che si fa, perché non è che mettiamo in tasca niente, tutto quello che facciamo lo facciamo per il paese, per le attività sportive, ricreative, tutto quello che gira intorno al paese. Se manca questo, mancano le risorse, e se mancano le risorse non si fa niente. Ma perché sono secondo voi così insistenti su questo punto? Perché ce l'hanno, non dico che ce l'hanno con voi, questo, però insomma... questo bisogna chiederlo a loro, credo, perché ma, commercianti forse, ma, ristoratori, forse sarà quello, insomma, no, non lo so, ma però il discorso è semplice. I cattivi non siamo noi, perché loro penso che noi chissà quello che si possa fare, no? Di evadere, di non evadere. Noi si pagano le tasse, si fa tutti i pagamenti come devono essere fatti. Cioè, per esempio una cosa, noi quando compriamo la roba lo compriamo dai commercianti della zona, è un'economia che gira anche quella. Certo, non è che si paga. Altra sagra? Sagra del Maccherone di Battifolle. Ah, noi siamo già conosciuti, ora. Siamo sì, venuti. Sei venuto in ditta mia. È vero. E sono del Corto e sono il presidente della sagra e della polisportiva Battifolle. Ci avevamo visti all'inizio, ti ricordi di questa storia. E poi a un certo punto sembrate che un accordo che ha quasi stato... Cioè avete fatto solo delle... sui giorni. Solo sui giorni. Poi sono venuti fuori che non si può fare né Costoliccio, lo Sticciana, non si può fare la pizza, assolutamente, perché è una cosa nazionale. Non capisco perché la pizza se deve mangiare, io questo ancora devo capire, questi testoni. Si può dire, perché poi sono responsabile di quello che dico io, non ho paura di nessuno io, sul mio regolare, perché questi qui secondo me non sanno cosa dicono, proprio fuori a... E io vorrei incontrarli, però loro non si fanno incontrare. Cioè loro si incontrano solo con un vostro rappresentante? Sì, uno solo, e poi 9 a 3, a 4, non è una cosa normale questa cosa. Comunque noi siamo la prima sagra, si parte e noi facciamo la sagra. Loro facciano come vogliono. Quindi voi farete come volete fare. Noi si fa la sagra. Poi arresteranno e si chiamerà 4-5 televisioni quando mi arrestano. Voglio vedere come va. Il menù vostro rimane uguale. Il nostro rimane uguale. Perché io non credo che si fate il male a qualcuno dando da mangiare alla gente. Quindi, non credo. Trombaio, anche tu il Costoliccio lo puoi fare, dai. Fai come lui. No, lui è svantaggiato, ma a parte che noi siamo tutti con lui, perché quando parte la sagra del Battifolle noi siamo tutti al Battifolle, perché si deve essere uniti e compatti, e logicamente dopo si piglierà una piega, però noi quando parte il Battifolle noi siamo tutti lì, non c'è niente da fare, ma è una cosa ridicola, non c'è più parole, dai, no? Non c'è più parole, a me mi rincresce una cosa sola, perché sai, quello che faccio lo sai, no? Mi rincresce che quest'anno erano 25 anni di festa e ci si teneva a farla, perché 25 anni sono 25 anni, e si tentava di fare anche un'altra ambulanza, vuol dire, se la vogliono fare come ti dissi, io ho un'amica lì a Ruscello, non fa niente, mi attacco un baroccio, lo dà al sindaco e andrà a cattare la gente l'Uber Arezzo. Poi basterebbe intervistare i ragazzi da cazzi. Quella è la cosa molto importante, la nostra funzione sociale di ragazzi, e dopo noi si passa da cattivi da qua e di là. La funzione sociale insomma è ma te assolutamente... Ascolta una cosa, se noi se facesse un referendum qui, che pensi, se vince o se perde? Io penso che lo vincete. Allora basta. Va bene, aspettiamo come va questo incontro e speriamo poi, insomma, che... Non disperiamo. Si è sbagliato una cosa, vedi? Intanto che si aspettava che qui la cosa va per le lunghe, ci voleva portare una griglia e costare il Costoliccio e i rocci, i famosi rocci. Ti manca l'occio oggi. Ma oggi sono un'altra tenuta, sono tenuta di quella che mi dice lui, il trombaio. Anche perché poi sappiamo di altri eventi che sono quasi la sagra delle sagre, no? Eccetera. Sì. Nessuno ha detto niente. Allora, nel comprensorio all'interno delle mura, tutti possono fare quello che gli pare, solo esternamente, e non si sa perché ce l'hanno loro tanto con le frazioni, non fanno niente per le frazioni. Un anno e mezzo che sono lì, a Battifolle non si è visto mai nessuno, non mietono neanche l'erba perché tocca mietela da noi, nel posto pubblico. E poi... Se la sono presa con le sagre, che non capisco tutto st'impeto per le sagre, tutta questa rabbia contro le sagre, probabilmente è una persona o due o tre, solamente quelli lì che portano dietro tutti gli altri, ma probabilmente è una sola.